Buonasera, buonasera a tutte e tutti, benvenuti in questo nuovo format ideato da Associazione Volonbrite per Informa Disabile del Comune di Torino. La nostra nuova trasmissione si intitola A tu per te. Spiego brevemente di cosa si tratta. È un podcast che, oltre a essere audio, sarà anche video, quindi potrete vedere i presentatori, potete vedere gli ospiti. Di cosa si parlerà? Si parlerà di tantissimi argomenti, di sociale, ma non solo, di disabilità, ma non solo, con i modi e i metodi che competono a Volonbrite, quindi nel modo più informale e accattivante possibile. Oggi partiamo con la prima puntata con un ospite, possiamo dire, d'eccezione, perché ricordiamo che oltre ad aver partecipato alle ultime Paralimpiadi è stata anche l'atleta italiana che ha vinto più medaglie, ben 5 nel nuoto, Carlotta Gilli, benvenuta, grazie di essere qui con noi. Adesso Grazie a voi. rilassiamoci un attimo perché dobbiamo anche dire perché questa trasmissione si chiama A tu per te. Ovviamente andando in onda alle 5 sappiamo che soprattutto per gli inglesi alle 5 è Esatto. l'ora del tè e quindi noi e i Anche nostri per noi, ospiti ci esatto. prenderemo un tè insieme. Allora, due cose sul tè, Carlotta. Tu bevi, immagino, il tè perché ce l'hai davanti a te, scusa il gioco di parole. Ma Esatto. in quali momenti preferisci berlo? Ci sono dei momenti particolari Sì, a me oppure no? piace solitamente iniziare la giornata bevendo un tè, magari a colazione, specialmente d'inverno, che fa freddo, quindi avere questa cosa calda che insomma ti coccola un po' tipo coperta, lettuccio caldo. E in realtà poi mi piace anche molto d'estate invece bere quello tè freddo, quindi più magari estate o cose così, essendo già accaldata di mio, qualcosa di più fresco. Con zucchero, senza zucchero? No, solitamente lo bevo senza zucchero perché mi piace proprio il gusto che ha del tè, insomma, vado a scegliermi il gusto che mi piace, che mi attira, quindi non voglio poi modificarlo. E hai delle preferenze particolari sul tipo di tè No, in realtà oppure mi no? tuffo proprio nel vero senso della parola anche in questo ambito e mi piace sperimentare, cambiare, magari ogni tanto trovo qualche gusto un po' strano, allora mi ci tuffo dentro e dico proviamo. Allora Carlotta, qui hai portato anche il tuo tesoro, Il mio bottino giapponese. esatto, 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo nel nuoto. Ci puoi fare un riepilogo in quali gare hai vinto le tue medaglie? Sì, allora, la prima è stata la medaglia d'oro che ho vinto nei 100 farfalla, facendo il nuovo record delle Paralimpiadi. Il secondo è stato un argento nei 100 dorso. Il terzo, di nuovo argento nei 400 stile libero, facendo il nuovo record italiano assoluto. Poi è arrivato il bronzo nei 50 stile libero e ho chiuso la mia spedizione giapponese con l'oro, il record delle Paralimpiadi e il record del mondo nei 200 misti. Direi che potremmo già chiudere qui la trasmissione, ma noi siamo insistenti, quindi andremo avanti. Allora, ci eravamo sentiti prima di Tokyo, di partire per Tokyo, e mi avevi raccontato che sì, ti saresti aspettata di ottenere dei buoni risultati, ma te lo aspettavi davvero di vincere tutte queste medaglie oppure no? No, in realtà no, sono sincera. È più che altro il bronzo, che in realtà è il metallo meno prezioso tra quelli che ho vinto, però è in una gara nella quale quando sono partita per il Giappone ho detto se entro in finale in questa gara ho raggiunto il mio obiettivo. Quindi quando sono riuscita a qualificarmi per la finale ero già molto molto felice. E dopodiché ho detto non ho veramente nulla da perdere, voglio solo divertirmi, godermi questa gara, una gara che mi piace e quindi vediamo cosa ne esce fuori. Quando ho vinto la medaglia di bronzo, tra l'altro, ho un centesimo dall'argento, che l'ho capito solo più tardi, ma insomma, no, ero davvero molto molto felice per questa medaglia di bronzo e sicuramente è stata una spedizione che non dimenticherò mai nella mia vita e come ho sempre detto, questo Tokyo 2020 non potevo chiedere di più. Ecco, diciamo tu eri abituata già alle vittorie perché hai vinto diversi campionati mondiali, europei, insomma, tutto quello che si poteva vincere. E secondo te invece c'è stata qualcuna delle gare in cui avresti potuto dare di più, magari nelle due in cui hai vinto l'argento?
Ma in realtà no, dal punto di vista di medaglie assolutamente no, più di questo non potevo fare. E dal punto di vista strettamente cronometrico, forse sì, nei 100 dorso, non ho fatto proprio la gara che pensavo e volevo fare, però anche avessi fatto il tempo che il mio miglior tempo, comunque sempre l'argento avrei vinto, quindi insomma le gare erano tante, la tensione era tanta, erano giorni uno di fila all'altro in cui non si poteva mai staccare la spina, quindi sono andate tutte bene, quindi sono sia io che il mio allenatore, che il mio preparatore atletico, insomma, tutto lo staff siamo molto soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto. Ecco, siamo partiti alla grande, direi, col freno, con l'acceleratore, direi, schiacciato fino in fondo. E vorrei entrare con te un po' nell'atmosfera del villaggio olimpico. È stata la tua prima, esperienza, ovviamente già super vincente, però com'è stato essere lì? E essere insieme a grandissimi atleti e grandissime atlete che prima di te hanno riempito la loro bacheca di medaglie. Cosa ti ha dato questa esperienza? Anche particolare perché è stata in tempo di pandemia, quindi non è Sì, stato facile. assolutamente sì, è stata un'esperienza fantastica. I miei compagni di nazionale, che sono tutti decisamente più grandi di me, mi hanno sempre detto che l'Olimpiade era una gara completamente diversa, che non c'entrava niente con un europeo, un mondiale. Ma io non mi ero data tanta pace perché non ci credevo fondamentalmente pienamente, nel senso dicevo, ma l'europeo ci può stare, il mondiale alla fine. Cioè, gli avversari sono quelli. E in realtà, quando ho messo il primo piede nel villaggio olimpico, ma già quando siamo partiti per il Giappone, ma ancora prima, quando siamo stati ricevuti dal nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell'occasione della consegna del tricolore, che poi sarebbe stato usato nelle cerimonie di apertura e di chiusura a Tokyo, ho incominciato veramente a respirare un'aria diversa, un'aria. Era tutto più grande, tutto più importante, tutto più emozionante. E quando sono entrata nel villaggio ho veramente avuto la conferma di tutto questo. Quindi ho detto, oh, avevano ragione loro che c'erano passati prima. Però no, devo dire che dal punto di vista emotivo è forte, nel senso che ti rendi veramente conto che come mai si dice che l'Olimpiade è la manifestazione sportiva più alta che possa esistere. E la pandemia sì, sicuramente ha influenzato, nel senso che noi eravamo blindati dentro questo villaggio che io sì, me lo aspettavo grande, ma non praticamente una città dentro la quale ti spostavi con dei pulmini. Però io non avendo mai avuto esperienze prima, in tanti mi hanno detto magari non è tanto bello, non c'è il pubblico. Io non avevo un metro di paragone, a me sembrava già tutto bellissimo, tutto grandissimo così, quindi non ho sicuramente rimpianti. Se devo essere sincera, il momento in cui ho visto e ho percepito di più la piscina vuota è nelle premiazioni, quindi quando salivi sul podio e in quei momenti lì allora ti rendevi forse conto che la piscina era un po' vuota, però avevi talmente tante cose da fare, tante cose a cui pensare che passava tutto in secondo piano. Ecco, e dei tuoi colleghi, delle tue colleghe, hai legato con qualcuno in particolare con cui hai sviluppato un rapporto? Com'è stato, come sono stati nei tuoi confronti anche magari gli atleti, i veterani che erano già esperti? Sì, assolutamente sì. Io devo dire che nel 2017 sono entrata nella nazionale ed ero un po' la piccolina del gruppo, la mascotte, e mi hanno veramente sempre accolto a braccia aperte, da quelli più grandi, quelli meno grandi. Veramente mi hanno accolto come se fossi entrata in famiglia. E quindi questo mi ha aiutato tanto perché insomma io avevo tanti dubbi, non sapevo com'era questo mondo, come funzionava, eccetera. E in realtà fin da subito mi sono sentita veramente a casa. Quindi mi hanno aiutata tanto e mi hanno insomma fatto capire che comunque eravamo in un ambiente veramente importante, che le competizioni erano importanti. E questo l'ho visto ancora proprio a Tokyo. La mia prima gara sono stati 100 farfalle dove poi ho vinto l'oro, ma ero agitatissima. La mattina in camera di chiamata, cioè, mi sembrava di non essere più capace a nuotare, a tuffarmi, e fortunatamente c'era la mia compagna di squadra che poi tra l'altro ha vinto l'argento, Alessia Berra, che è molto più grande di me, aveva già fatto Rio, quindi insomma con molta più esperienza di me, e semplicemente sparando qualche cavolata mi ha tranquillizzato, quindi questo mi è servito tanto ed è stata un'ulteriore prova del fatto che comunque i compagni più grandi per noi più piccoli siano fondamentali. Farei un passo indietro adesso, non dico gli inizi della tua carriera, ma nella vita di tutti i giorni, quindi nella tua vita da atleta di tutti i giorni. Come si prepara un atleta del tuo livello? Quanti allenamenti fa?
quanto durano banalmente, cosa fa poi in piscina. Questo anche perché il nostro obiettivo è anche quello magari di convincere qualche ragazzo o qualche ragazza che ci ascolterà a Certo. iniziare a fare sport. Sì, devi fondamentalmente essere convinto di quello che vuoi fare, quello che stai andando a fare, perché comunque è una vita sicuramente fatta di sacrifici, fatta di rinunce, fin da quando sei piccolo. Io già quando andavo alle medie, al liceo, magari i miei compagni uscivano da scuola e andavano a mangiare qualcosa tutti insieme, poi andavano a studiare, andavano a fare un giro, cosa che io non ho mai potuto fare perché io uscivo alle 2, finivano le lezioni e alle 2:30 ero in acqua, quindi tutto questo non mi era possibile. Però io fin da piccola era questo il sogno che avevo. Io volevo fare l'atleta, volevo vedermi insomma dentro un gruppo sportivo e volevo sicuramente sognare le Olimpiadi e poi di vincere le Olimpiadi. Quindi è quel sogno che avevo veramente fin da bambina, che quando mi è arrivata la convocazione per Tokyo era veramente il sogno di una vita che diventava realtà, che si realizzava. Però insomma io dico a tutti che ti regala delle emozioni uniche. Io nella mia vita non ho mai vissuto delle emozioni come quelle che mi ha regalato il nuoto fino ad ora, però dall'altra parte c'è tantissimo lavoro dietro. Io mi alleno tutti i giorni, dal lunedì al sabato, 2 volte al giorno, perché abbiamo 2 allenamenti in acqua la mattina e il pomeriggio, oppure abbiamo l'acqua e la palestra. Quindi insomma il tempo che ti richiede è tantissimo, ma poi come dico sempre, e questo me l'ha insegnato il mio allenatore, fare l'atleta non vuol dire essere impegnato quelle 4 ore al giorno, ma vuol dire essere impegnato 24 ore al giorno, perché vuol dire come ti alleni, come ti riposi, come mangi, come gestisci il tuo tempo con gli altri impegni, con gli impegni scolastici, universitari poi successivamente. Quindi veramente è una vita pienissima in cui i pochi istanti che hai liberi devi comunque utilizzarli per riposarti, perché quello che usi fondamentalmente è il tuo corpo. Quindi ha bisogno anche lui di riposarti. Però veramente io invito tutti quanti a pensarci, se sono convinti di buttarsi in questa esperienza perché è veramente unica. Oltre al fatto che fare sport ovviamente fa anche bene per il benessere personale, anche senza poi arrivare ovviamente a livelli eccezionali come quelli che stai Assolutamente raggiungendo. sì, lo sport è fondamentale per chiunque, dal bambino che serve per crescere, all'adulto che magari incomincia a avere qualche dolore, all'anziano che si vuole mantenere in forma. Quindi lo sport è per tutti davvero 360 gradi. Lo sport a livello agonistico, secondo me, è una cosa diversa, devi avere un po' una vocazione, perché tanti ci provano, però poi anche tantissimi miei compagni io li ho persi nel cammino, perché comunque è una cosa difficile, è una cosa alla quale devi volerlo fare, come magari c'è il bambino che ispira a diventare medico piuttosto che altro fa di tutto pur di raggiungere quell'obiettivo, e in questo caso devi sognare di fare la vita d'atleta. Quindi abbiamo capito anche che nel mondo paralimpico non è, cioè, c'è anche chi vuole fare sport e arrivare a certi livelli, quindi ovviamente come gli atleti olimpici che Sì, partecipano alle altre assolutamente. gare, non è solo un frutto Purtroppo, di una disabilità, ma anche frutto di un sogno personale. certamente, purtroppo al giorno d'oggi, questo è un po' scandaloso che siamo nel 2021 e ci siano ancora così tante distinzioni tra mondo olimpico e mondo paralimpico, perché per quanto mi riguarda, io tra l'altro gareggio in entrambi i mondi e quello che vedo è proprio che nel mondo olimpico viene percepito l'atleta come un campione, no? Quindi quello che fa sacrifici, che si impegna. E dall'altra parte invece viene percepito un po' come la persona un po' sfortunata, poveretto perché è disabile e magari non sapeva cosa fare nella sua vita, allora si è buttato in uno sport, ha cominciato a farlo e poi magari allenandosi anche poco è riuscito a vincere. E in realtà non è assolutamente così, nel senso che gli atleti paralimpici sono esattamente come gli atleti olimpici e fanno la stessa vita, anzi le problematiche che ha un atleta paralimpico sono maggiori rispetto a quelle che può incontrare un atleta olimpico. E quindi veramente io auspico e spero veramente che come si sono accesi i riflettori durante queste Paralimpiadi rimangano accesi e vengano accesi a 360 gradi, perché oltre adesso noi parliamo tanto di inclusione, però sono tutte parole, tutte cose che rimangono nell'aria, invece
bisogna incominciare a fare più fatti concreti e mantenerli, perché anche solo pensare che un bambino con una disabilità nell'ora di ginnastica a scuola guarda gli altri a divertirsi non è una cosa ammissibile, nel senso che parlandoci chiari, l'ora di ginnastica, educazione fisica è l'ora più divertente forse del curriculum scolastico e che il bambino solo perché abbia disabilità debba stare lì a guardare gli altri divertirsi e lui non poter far niente è assurdo. Ecco, approfitto di una cosa, questa cosa, ultima cosa che hai detto per chiederti se secondo te tanti parlano di fare Olimpiadi Paralimpiadi un'unica manifestazione, cioè sovrapporle praticamente, farle nello stesso periodo proprio per parificarle, se così possiamo dire. Tu sei d'accordo con questa cosa? Tu lo faresti? Te lo dico perché faccio questa piccola premessa, l'ho chiesto il mese scorso a Martina Caironi che ho intervistato e lei mi ha detto che non sarebbe d'accordo, anzi forse sarebbe d'accordo addirittura di fare al contrario, prima le Paralimpiadi e poi le Olimpiadi. Sì, ma pensandoci sarebbe una cosa fantastica, ma oggettivamente impossibile, nel senso che già le Olimpiadi a sé durano 10 giorni, le Paralimpiadi altri 10 giorni. E mantenere la forma per un atleta 10 giorni è già veramente dura. E se le mettessimo insieme diventerebbero 20 giorni come minimo, un mese di gare. E sarebbe veramente troppo, impossibile anche da tenere la forma. In realtà l'evento olimpico è l'unico evento in cui il mondo olimpico e il mondo paralimpico gareggiano nello stesso luogo. Cioè, Tokyo 2020 erano solo Olimpiadi che Paralimpiadi. Cosa che non accade mai, perché i campionati europei e i campionati del mondo sono in due posti diversi, in due date diverse. E nel caso delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi abbiamo le stesse divise, poi ovviamente col logo del CONI, noi col logo del CIP, però le divise sono uguali, cosa che noi nelle nostre federazioni sportive invece non è così. Noi già solo tra nuoto olimpico e paralimpico abbiamo a parte due sponsor diversi, ma due divise diverse. Quindi tra di noi è brutto a dirlo, ma quasi non ci conosciamo neanche tra atleti. Invece nel caso della Paralimpiade e dell'Olimpiade, almeno siamo nello stesso luogo, abbiamo le stesse divise, quindi non sembra, ma dal punto di vista mediatico è la stessa cosa. Monta. Quindi magari incomincerei a farlo con i mondiali, con gli europei fatti nello stesso luogo, nelle stesse date, gli stessi sport. E poi sì, ma neanche fare sempre magari prima le Olimpiadi e prima la Paralimpiadi, magari si potrebbe fare anche un anno alterno. Non so, bisognerebbe anche studiare un po' la situazione. Interessante, poi vedremo il futuro cosa Cosa ci accadrà? riserverà. E tu hai avuto o hai qualche idolo a cui ti sei ispirata? Qualche idolo sportivo? Ma sicuramente sì, nel senso che io fin da piccola gareggio con la FIN, quindi col mondo olimpico, e piano piano crescendo ho cominciato a fare i campionati italiani di categoria, i campionati italiani assoluti, e proprio in quelle occasioni lì ho cominciato a gareggiare a fianco di atleti fortissimi, come può essere Federica Pellegrini, Grigore Paltrinieri. Quindi, insomma, io da piccolina ho passato la fase in cui li vedevo alla TV, li seguivo e poi ho passato, insomma, la fase in cui gareggiavo magari a fianco loro, come nel caso di Federica, ho fatto una gara in acque libere insieme a Grigorio e quant'altro. E poi adesso sono arrivata forse allo step successivo, nel senso che anche io ho vinto medaglie alle Olimpiadi come le hanno vinte loro. Quindi sicuramente sono nata e da piccola seguivo loro e poi ho fatto, insomma, un percorso che mi ha fatto sempre più avvicinare a loro. Ciò non toglie il fatto che comunque io li reputo, insomma, due grandissimi atleti. Grigorio ci ha dato un'ulteriore testimonianza adesso, comunque, dopo tutto il percorso che si è subito, poveretto, prima a ridosso delle Olimpiadi, come si sia rialzato e comunque le medaglie le abbia vinte lo stesso. E invece perché hai scelto proprio il nuoto? Hai avuto, cioè proprio ti piace? Sì, no, in Hai. realtà non è stata una scelta, nel senso che io quando ero piccola volevo giocare a calcio, ma i miei Ecco. genitori non mi hanno mai fatto giocare a calcio perché, insomma, dicevano che dovevo nuotare, un po' quello che si sentono dire tutti i bambini alla fine, è uno sport che fa bene alla crescita, è uno sport completo, vai a nuotare così impari a nuotare quando andiamo al mare e siamo tranquilli, insomma, tutte queste cose qua. Io non ero dell'idea da piccola assolutamente, però vabbè, inizialmente ho fatto i corsi di acquaticità e lì, insomma, neanche capivo, quindi lì mi hanno messo e lì stavo. E poi man mano i corsi di nuoto con la scuola, le lezioni singole, poi le lezioni collettive, insomma, tutto l'iter che fanno tutti i bambini. E io controvoglio, non lo nego, andavo in piscina perché ho detto vabbè, se devo andarci, insomma, mi metto l'anima in pace e ci vado. E poi in realtà no, quando ho cominciato a fare le gare, quella è stata veramente la chiave di svolta e lì ho capito che era quello che mi piaceva fare e pormi degli obiettivi, cercare di raggiungerli, vincere le gare era veramente quello che
non mi piaceva fare. E il calcio lo segui ancora o l'hai abbandonato del No, in tutto? realtà l'ho abbandonato perché comunque il tempo che abbiamo è poco. Poi un po' noi degli sport minori il calcio comunque lo patiamo perché in Italia esiste solo quello come sport, no? Quindi quando in Italia si parla di sport si parla di calcio. Poi in realtà esistono tantissime altre discipline, a mio parere anche più interessanti del calcio, ma purtroppo vengono sempre messe in secondo piano. Quindi io, essendo in prima persona un atleta di questi sport minori, un po' questa cosa del calcio la patiamo. E secondo te perché c'è questa disparità? È solo una questione di pubblico, cioè di bacino di pubblico, di interessi? Cioè, che idea ti sei fatta di questa mancanza di attenzione verso gli Sì, sport secondo me definiti perché minori? come ormai da generazione in generazione si passa questa cosa, no? Che in Italia lo sport principale è il calcio, quindi magari i genitori seguono il calcio, i figli diventano tifosi di quella stessa squadra, i figli dei figli stessa roba, e quindi si continua a rimanere fissati lì. Sicuramente nel calcio girano quantità di soldi che gli altri sport si sognano la notte, e quindi anche questo insomma favorisce un po' il tutto. Però riuscissimo a incominciare a incanalarci in un mondo un po' più verso l'inclusione concreta, un mondo in cui non esista solo più il calcio, ma esiste lo sport e tutti i tipi di sport, secondo me l'Italia diventerebbe un paese ancora migliore di quello che è adesso. Torniamo in vasca. Allora, una domanda un po' particolare, però ci interessava proprio entrare dentro alla testa di Carlotta Gilli. Quando tu, dai atleti ipovedente, perché alla fine è questo quello che è la realtà, come si approccia un atleta ipovedente nel tuo caso all'acqua? Cosa fa? Su cosa si basa per la sua prestazione sportiva? So che è una domanda un po' difficile, spero che tu No, ma la. è una domanda che mi fanno in parecchi. E la verità è questa, che io nuoto fin da piccola. Io quando sono nata avevo 10 decimi, quindi vedevo normalmente. E pian piano la vista ha cominciato a calare, ma io ho continuato sempre a nuotare. E quindi mi sono sempre trovati i miei adattamenti che non so neanche dire quali siano. Per me è normale nuotare così come nuoto e non so neanche se magari una persona senza una disabilità visiva nuoti in modo diverso, se in modo diverso, perché io nel nuoto, ma come nella vita di tutti i giorni, mi sono trovato insomma i miei adattamenti per cercare di fare tutto quello che devo fare, o comunque la maggior parte delle cose. E quindi dirti strategie che ho, no, perché non le ho, nel senso che io nuoto normalmente guardando insomma il fondo della vasca, la linea della vasca, piuttosto che le corsie del soffitto a dorso, quindi tutto nella normalità. E credo che non si possa neanche insegnare a una persona con una disabilità: devi nuotare in questo modo, devi guardare, devi prenderti questi punti di riferimento, perché sono cose troppo personali, che è la persona stessa che deve imparare ad acquisire le cose che più che altro servono a lei e nel modo in cui le servono. Ok, certo. No, mi sembra ottima spiegazione, mi hai risposto molto bene a questa domanda. Grazie, era proprio quello che avrei voluto Beh, meno sapere, male. quindi ottimo. E queste medaglie, torniamo anche alle medaglie, perché ne abbiamo parlato all'inizio, però è giusto continuare a parlarne. Ti hanno portato, no, a una notorietà, immagino, che ti abbiano invitato in trasmissioni, interviste, anche trasmissioni di livello nazionale, magari, e non è una cosa così comune, no? Da un'atleta paralimpica essere invitata in trasmissione di livello nazionale. Questa improvvisa notorietà, cosa ti sta lasciando? Cosa ti trasmette? Beh, sicuramente è bello, fa capire che insomma si stiano veramente accendendo i riflettori anche sul mondo paralimpico e che la speranza è che rimangano accesi e non si spengano. E fondamentalmente a me personalmente non è cambiato nulla, nel senso che io la persona che ero prima continuo ad esserla adesso, le cose che facevo prima continuo a farle, continuo ad allenarmi e quant'altro. Semplicemente colgo l'occasione di questa, tra virgolette, notorietà, di questo fatto di avere i riflettori più puntati per cercare di mandare dei messaggi importanti un po' a tutta la gente. Io attraverso le gesti sportivi, ma non solo, cerco di mandare comunque messaggi per capire alla gente che non bisogna mai mollare nella vita, ma che sia un bambino, che sia un adulto, che sia un anziano, e la vita davanti a noi ci mette tantissimi ostacoli, tantissime difficoltà, però noi dobbiamo trovare il modo per superarlo. E noi insomma siamo degli esseri umani, siamo fatti anche per questo. Quindi veramente attraverso le gesti
richiesta, ma non so, io ad esempio sono nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro e noi atleti paralimpici non siamo arruolati, quindi fondamentalmente siamo dei poliziotti finti, a differenza dei nostri atleti olimpici che invece sono arruolati, sono poliziotti a tutti gli effetti. Il mio sogno, adesso è passata la legge in teoria a gennaio, anche noi dovremmo essere arruolati, è quello proprio di essere la prima atleta paralimpica ad entrare nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro, quindi diventare una poliziotta a tutti gli effetti, ma per mettermi al servizio degli italiani anche sotto questa veste, in modo tale da non mandare solo più dei messaggi da Carlotta Gilli atleta, ma anche da Carlotta Gilli la poliziotta che si mette insomma al servizio di tutti i cittadini e di tutto il popolo italiano. Hai parlato di popolo italiano, hai incontrato il Presidente della Repubblica Mattarella, ti chiediamo com'è stato questo incontro, se vi siete parlati, che impressione ti ha fatto? Sì, devo essere sincera, questo presidente l'ho già incontrato più volte, è una persona veramente squisita che secondo me rappresenta benissimo il nostro popolo, tutte le volte ha sempre una buona parola, da quando la prima volta lo incontrai all'Isola d'Elba nell'occasione dell'apertura dell'anno scolastico e già lì ci fece i complimenti per i risultati che avevamo ottenuto ai mondiali e quant'altro, e poi adesso l'ho visto qualche mese fa in occasione che gli abbiamo restituito il tricolore utilizzato a Tokyo e anche lì ha deciso di premiarci 1-1 con delle medaglie, ci ha fatti i complimenti, si è visto che ci ha seguiti, prima di partire ci faceva l'in bocca al lupo, è sempre molto disponibile per fare le foto. Quello che percepiamo noi atleti è che le cose le fa, ma perché vuole farle, non perché deve farle. E questa non è una cosa scontata ed è una cosa che noi atleti la percepiamo, perché avessimo un Presidente della Repubblica che fa magari anche l'occasione della riconsegna del tricolore perché deve farlo, perché si è sempre fatto e deve continuare a farlo, è una cosa. Lui invece si vede proprio che ci tiene a farlo, che ci ha seguito durante le gare e che comunque si è emozionato come ci siamo emozionati noi. Grazie, c'è tempo ancora per un paio di domande. La prima è, hai introdotto uno dei tuoi primi obiettivi, che è quello di diventare la prima atleta poliziotta ufficialmente arruolata nel mondo paralimpico. Invece i tuoi obiettivi sportivi per il prossimo futuro quali sono? Vabbè, a parte le Paralimpiadi del 2024, che tra l'altro sono solo fra 3 anni e non sì, fra esatto. 4. Sì, esatto, sembrano tanto distanti, ma in realtà questa stagione è la prossima e poi siamo di nuovo in ballo. No, quello è un obiettivo sicuramente più a lungo termine. Adesso abbiamo ricominciato ad allenarci, quindi stiamo veramente facendo tanta fatica a rimetterci in carreggiata, però insomma lo sapevamo, ma era necessario un periodo di stop, di vacanza per resettare la mente e il fisico dopo tutta questa fatica di quest'anno, anzi diventati poi 2. E quest'anno avremo i mondiali nel mese di giugno, quindi l'obiettivo principale sarà sicuramente quello, e poi ci saranno campionati italiani, qualche tappa di Coppa del Mondo, precisamente non lo so ancora, adesso aspettiamo che escano i calendari ufficiali e dopo insieme al mio allenatore decideremo quali saranno le tappe da fare e quali no, insomma. Ok, l'ultimissima domanda, abbiamo già parlato prima di sport in generale, anche a livello non agonistico, ai massimi livelli, però se vorresti fare, non dico un appello, ma un invito a chi ci ascolta, a chi ci vede, di iniziare a fare sport, cosa diresti a un ragazzo, una ragazza che vuole iniziare a fare sport? Beh, il consiglio che ho io è innanzitutto, se da piccolo incominci a avere la vocazione, seguila, perché veramente se sei determinato, se sai cosa vuoi, ti porta a raggiungere degli obiettivi e provare delle emozioni uniche e indimenticabili. Quindi magari incontrerai anche tanta gente sulla strada che ti mette i bastoni tra le ruote, che possono essere gli insegnanti a scuola, magari dei tuoi amici che ti dicono no, cosa vai sempre in piscina, sempre ad allenarti, esci con noi, ma tu sorvola su tutto, sei più forte di loro e continua per la tua strada. Per tutti gli altri gli dico provate, perché è sicuramente un'esperienza fantastica, e non vuol dire che devono far sport 6 giorni su 7 alla settimana, assolutamente, possono farla quella volta alla settimana, quella volta al mese, quando ne hanno voglia, quando ne sentono la necessità per staccare un po' la testa. Ma questo è un messaggio che voglio mandare ai bambini più piccoli, ai ragazzi più grandi, gli adulti, gli anziani, veramente a tutti, perché lo sport è per tutti, che sia una persona con disabilità, senza, non bisogna assolutamente fare distinzioni.
Perfetto. Carlotta, ti ringraziamo tantissimo per essere stata con noi. Complimenti per la tua carriera, che è solo agli inizi, Grazie. però è già a livelli altissimi. Grazie per averci portato anche le tue medaglie che abbiamo potuto ammirare. In bocca al lupo per la tua carriera, per i prossimi obiettivi. Ringraziamo ovviamente Federico Stella e Mattia Strocchio in regia. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a tutte e tutti, alla prossima.